l'appuntamento più goloso di teleischia con le delizie di Daniela. Questa sera Daniela ha pescato nel mare perché come vediamo c'è qui un bel tonnetto e il titolo del tutorial di questa sera è Un tonno in Bella Vista, un titolo che mi affascina, sembra quasi un romanzo, non so. Dici così parlò Bella Vista? <ride> No, vabbè, buonasera innanzitutto. Allora, gli amici da casa mi avevano chiesto delle ricettine un pochino più estive, un po' più fresche e chiaramente, sai, quelle ricettine che tu magari puoi preparare anche la sera prima e poi l'indomani ritorni, tiri fuori dal frigo e trovi pronte. Quindi qualcosa di fresco, però sempre chiaramente un pochino più fashion, diciamo così, nel senso che questo tonno in bella vista si chiama così perché vedrai avrà un po' di piccoli accorgimenti eh, che seguiremo poi nel tutorial. E allora via, prendete carta e penna, segnatevi quelli che sono gli ingredienti, i passaggi. Tra l'altro oggi abbiamo anche un intruso, un piacevole intruso, insomma, sulla nostra tavola perché una signora ha fatto qualche cosa per Daniela. Adesso ce lo dice lei. Esatto, la ricetta nasce anche per questo ingrediente particolare. Perché una mia carissima amica Rari prepara questa maionese buonissima. Lei è un'ottima cuoca, però è specializzata in questa maionese che devo dire la verità. Vedi, guarda anche dal colore, dalla consistenza, è ottima. Tra l'altro è anche come piace a te perché è abbastanza light in quanto è fatta con olio di semi di mais. Quindi è anche diciamo meno calorica e fa anche meno male della maionese normale. Quindi da questo ingrediente particolare e speciale, quindi ringraziamo Rari. Ringraziamo Rari, una bellissima maionese, io l'ho provata, è anche ottima. Benissimo, questa è ottima anche sui crostini. Allora, la ricetta di stasera invece abbiamo detto un tonno in bella vista. Che cosa faremo? Faremo una sorta di polpettone di tonno che non richiede cottura. L'unica cottura è quella delle patate che io ho già precedentemente lessato, schiacciato perché va fatto quando sono ancora calde, e ho aggiunto proprio un pizzico di sale perché poi andremo ad aggiungere del tonno sgocciolato. All'olio di oliva, chiaramente, poi aggiungeremo della maionese, metteremo anche dei meravigliosi capperi di Serrara Fontana. Che questi sono fatti in casa, diciamo così un po' di prezzemolo fresco e andremo a impastare il tutto. Il tutto poi lo metteremo in questo stampino che vedi a forma di pesce proprio. Chiaramente se voi non lo avrete potete metterlo anche in uno stampino rotondo, quadrato, rettangolare, come più vi piace. Io naturalmente ce l'ho e quindi lo utilizzo. Quindi io direi di cominciare a impastare, che dici? Cominciamo a mettere in una ciotola. Diamo anche più o meno, diciamo, le quantità, considerate che questo stampino che io ho ehm, riempie diciamo all'incirca come contenuto ci sarà un mezzo chilo di polpettone. Quindi, per un mezzo chilo di polpettone, io vado a schiacciare all'incirca 4-5 patate. Ok? Quindi le comincio un po' a stemperare così. E poi a queste patate vado ad aggiungere il mio tonno. Che prendo una forchetta che anche devo un pochino schiacciare naturalmente. Io avevo già cominciato a schiacciarlo un po' quanto tonno. Io penso all'incirca ci vorranno un 200 grammi di tonno, però chiaramente eh, io in questo caso, in questa ricetta, non vi so dire le quantità giuste, perché non perché non le conosca, ma semplicemente perché ad alcuni piace che ci sia una quantità di tonno maggiore, mentre c'è a chi piace per esempio che si senta di più la patata, quindi è un po' soggettivo. La quantità che faccio io è questa, 4-5 patate. Che saranno all'incirca un 7-800 grammi di patate e 200 grammi di tonno schiacciato. Ok, a questo punto comincio a stemperare il tutto e inizio a mettere un po' della mia maionese. Non ti preoccupare, non la consumo tutta, così dopo potrai riassaggiarla. <ride> Mettiamo all'incirca tre cucchiai. Poi anche qui ci regoliamo. A me piace che non sia prevalente il sapore eh, della maionese, quindi comunque deve amalgamare, rendere compatto l'impasto, ma non deve essere prevalente. In questo caso è stata fatta anche con poco sale proprio perché chiaramente essendoci la presenza del tonno, non dobbiamo ad andare ad aggiungere eccessiva sapidità. Si può fare anche con il tonno senza olio. Sì, certo, volendo si può fare anche con quello, magari in quel caso è leggermente meno salato, quindi potrete aggiungere un pizzichino di sale in più. Però siccome noi andiamo a mettere anche i capperi che hanno anche loro una loro uh, sapidità, perché comunque sono stati raccolti e messi sotto sale e poi naturalmente sciacquati, non dobbiamo chiaramente esagerare. Allora, a questo punto prendiamo i nostri capperi e li andiamo a inserire. Mettiamo questi un po' più piccini, anche qui a piacere, magari se non vi piacciono non li mettete, se non li preferite, però è un sapore che diciamo sposa bene con il tonno. Tra l'altro questo è proprio il periodo della raccolta dei capperi, l'isola è piena di queste piante che in genere si trovano diciamo lungo i muri, quindi insomma amano le parti più rocciose e eh, si possono facilmente fare a casa. Esatto, è una cosa che si può facilmente preparare in casa, come dicevi tu, e quindi chiaramente... Conviene sempre raccoglierli possibilmente non in strade eccessivamente affollate da auto perché altrimenti sarebbero dei capperi agli idrocarburi che non sarebbero consigliabili, ma magari in luoghi un pochino più isolati in modo tale che avremo sicuramente un ottimo cappero. Allora, mi vado a tagliare un po' di prezzemolo che chiaramente ho già lavato. Intanto ti volevo chiedere qualche cosa, fermo restando che questa ottima maionese è stata fatta dalla signora Rari, eh, ma magari qualcuno da casa ci vuole, si vuole cimentare. Io so che fare la maionese in casa è abbastanza difficile. Tu puoi così velocemente spiegare come si fa? Sì, guarda, la maionese è, non è altro che poi alla fine, innanzitutto, un connubio di ottimi ingredienti, quindi ci vuole sicuramente l'uovo fresco, considera che è una cosa che va fatta a crudo, quindi non c'è cottura, quindi è importantissimo che il tuorlo sia un tuorlo diciamo, eh, ottimo, di, di uova sane, che sappiamo, sappiamo della provenienza. Sì, a volte anche il contadino, bisogna sapere bene la provenienza, diciamo. Il contadino di fiducia. Esatto, esatto. Dopodiché la cosa importante della maionese è mettere a filo l'olio e montarla man mano con questo olio a filo. Poi va chiaramente aggiustata di sale e poi se piace, in questo caso io non l'ho fatto a mettere perché appunto andava nel polpettone, ci vorrebbe l'aggiunta o di aceto oppure di limone. E quindi in questo caso chiaramente è una cosa che va fatta. Magari la prima volta non verrà benissimo, però adesso. Io ogni tanto sento qualcuno che dice: Ah, mi è impazzita la maionese. Che cosa significa? Sai che i torli d'uovo sono molto sensibili, nel senso che se tu li vai chiaramente a, uh, ad alterare con una sostanza uh, leggermente ancora più grassa o acida, facilmente si slegano e quindi impazziscono significa che praticamente l'uovo si è slegato. Per evitare che ciò avvenga, per questo ti dicevo a filo, cioè va messo lentamente e fatto inglobare. Poi adesso noi abbiamo una volta si faceva proprio a mano. Adesso noi abbiamo la fortuna di avere questi. Frullatore ad immersione, questi mini pin, eccetera. Quindi tutto questo diventa più semplice perché noi, in un boccale, possiamo aiutarci con un mini pin e a filo mettere il nostro olio e andare a montare queste uova fino a fargli raggiungere, vedi, una consistenza cremosa e che mantenga sul cucchiaio. Detto ciò, io tu vado stai a tritando vedere. il tuo prezzemolo. Esatto, esattamente. Ho tritato il mio prezzemolo, ce lo vado ad aggiungere perché, comunque, è un aroma anche questo che è piacevole. Un aroma ho... molto estivo che, tra l'altro, ci aiuta anche a tenere un po' la pressione <ride> così alta in questi momenti di grande caldo. Esatto, vedi tu sai anche tutto, quindi sai benissimo, questi sono poi alla fine ingredienti semplici. Io appunto stasera volevo fare una ricetta che fosse facilmente eh, riproponibile d'estate, perché questa magari tu la prepari la sera prima, la metti in frigo, l'indomani torni dal lavoro, torni dal mare, eccetera, tiri fuori un attimino prima dal frigorifero il tuo polpettone con un contorno di verdure e hai preparato un pranzo completo. Allora, a questo punto che cosa succede? Andiamo a riempire, mi prendo un bel cucchiaio, ecco qua. Un'altra cosa, io ho messo della pellicola, vedi questa per alimenti, perché voglio chiaramente far aderire bene il mio composto in modo che prenda bene la forma e poi questa mi permetterà, a parte di chiudere tutto bene per metterlo in frigo e quindi igienicamente sarà protetto, ma poi naturalmente anche per sfornarlo facilmente dopo. Allora, vado a mettere a cucchiaiate il mio composto. Ecco qui, me lo vado a sistemare per bene. Vedi, quindi è una ricettina molto semplice, alla fine è una cosa che volendo tu, con un po' di buona volontà, potresti anche fare. Cioè tu, io. Esatto, stai <ride> sbagliando. Io ci provo sempre, lancio sempre la proposta, ma... Tu non la raccogli mai, però è una cosa che volendo si può fare. Questa è una cosa poi, tra l'altro, che piace anche molto alle mie figlie. Quindi, d'estate, soprattutto la faccio spesso. Per questo, ho pensato di proporla stasera a casa perché comunque è una cosa piacevole e buona. Eccolo qua, vedi? L'abbiamo steso a questo punto. Semplicemente lo andiamo a chiudere con la nostra pellicola. Ecco qui, chiudiamo tutto. E questo adesso semplicemente deve andare, schiacciamo anche un pochino in modo da riempire bene tutto il nostro stampo. E questo semplicemente deve andare adesso un po' in frigo. Io vi consiglio di tenerlo almeno una notte nel frigorifero. Voi pensavate che era finito qui, ma sbagliavate e forse non conoscete la vulcanica Daniela che non si ferma mai, quindi già della pasta deve lavorare, deve creare. E che cosa creerai? Certo, perché scusa, era avanzato tutto questo impasto, noi non possiamo sprecarlo mai, il cibo non si spreca mai. Che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di realizzare delle piccole polpettine sempre con questo stesso impasto del polpettone di tonno che abbiamo fatto prima e di passarle poi nei semi di sesamo nella paprika dolce un po' di curry e dei semi di papavero quindi adesso ti faccio vedere sempre ricettine molto semplici però questo potrebbe essere carino sai perché? perché possiamo andare a creare una sorta di finger food quindi anche per un aperitivo per uno stuzzichino veloce semplicemente così andiamo a realizzare le nostre polpettine poi le passiamo nella ciotolina dove ho messo i semi per esempio di sesamo ecco qui vedi? E la nostra polpettina è pronta. Perché poi questo tipo di impasto si sposa bene con queste eh, essenze. Sì, con queste spezie, è perfetto, diciamo, perché poi alla fine è comunque un impasto, è vero che c'è il tonno, però è anche un sapore abbastanza neutro, sì, delicato, che noi possiamo comunque andare a rendere particolare con queste spezie. Guarda questa con la paprika, quanto è carina, vedi? Tanto carina che io l'avrei scambiata per un, cioccolato, un cioccolatino tipo quello tartufetto insomma eh beh, vedi la, la vena poi della cake designer <ride> dell'appassionata di dolci c'è sempre no è qualcosa di, di carino e di simpatico perché poi dopo queste semplicemente come per il polpettone le andiamo a mettere in frigorifero e le facciamo un po indurire naturalmente manterranno sempre una consistenza morbida eh? ecco questa per esempio è quella al curry facciamo una per in modo che facciamo vedere da casa e poi facciamo l'ultima con i semi di papavero. Voi potete spaziare, se non vi piacciono questi, potete usare, per esempio, i semi di chia o altri tipi di semi che vi piacciono. Insomma, io ho usato questi perché sono quelli che. Sono più nelle mie corde, nel senso che preferisco. Invece un gioco di parole spaziate con le spezie <ride> esatto, spaziate con le spezie. Ecco qua, vedi, questi adesso noi, io continuerò a farne anche delle altre, li andiamo a mettere in frigorifero su un, chiaramente un vassoietto con un po' di carta forno, e li faremo indurire sempre per una notte. E adesso viene il bello, perché eh, adesso spunta fuori la design della gastronomia. Dunque, come vedi, ho sfornato, eh, sformato, anzi, il pesce, quindi a questo punto abbiamo il nostro polpettone di tonno qui. Chiaramente questo già è buono così, però sarebbe carino renderlo chiaramente un po' più piacevole. Allora possiamo giocare, vedi, io qui ho tanti elementi, ho preparato sia una, una serie di verdurine di misticanze varie, perché queste sono carine da aggiungere, dei pomodorini, dei ravanelli, un po' di carote ho lessato due fagiolini e due asparagi e quindi adesso ci andiamo a comporre un po' questo piatto perché per renderlo magari anche un piatto da poter presentare in una cena fredda. Vai con l'opera d'arte Daniela, <ride> bando alle chiacchiere, io so che tu lo trasformerai in qualche cosa di veramente strepitoso. Allora io comincio con delle olive e comincio a creare, vedi la sorta di branchie del, del pesce, tutte le sue le sue... Membrane le sue cose le facciamo tutte così con le olive. Chiaramente questo poi dipende anche dai vostri gusti. Perché magari se preferite non preferite le olive, potete utilizzare del, delle altre cose: dei fagiolini oppure per esempio anche delle, eh, dei pomodorini. Quello che più preferite. Insomma, ecco qui. Siamo quasi arrivati. Al finale, ecco. A questo punto, che cosa facciamo con i fagiolini? Invece andiamo a creare una sorta di alghe del mare. Aspetta, che io sto un po' al contrario. L'avevo detto, lei è una designer, ma in realtà questo è un termine neanche giusto perché è proprio un artista della cucina. Dai, non mi fare arrossire. Già fa caldo. Dunque, adesso che cosa facciamo? Con i nostri fagiolini andiamo a realizzare, vedi, come delle alghe marine, perché chiaramente il tema in questo caso è il mare, quindi dobbiamo realizzare qualcosa che sia più inerente al mare. Utilizziamo anche delle carote viola, vedi le vado a mettere qui, come dei rami di corallo, che dici? Bellissimo, davvero, io guardo solo ammirata perché insomma hai una fantasia incredibile. <ride> Grazie, ti ringrazio. Allora, ecco qui, benissimo. Poi chiaramente io che cosa ho fatto? Ho tagliato anche dei pomodorini, così un po' a fiorellino, però che alla fine stanno bene anche in questo tema un po' marino, diciamo. Poi con il ravanello volevo realizzare invece la bocca del nostro pesciolino. Ne mettiamo un po' di rossetto rosso, che dici? Allora, è una pesciolina. <ride> ecco qui, bene. Io poi sto al contrario, quindi non vedo benissimo. Adesso invece le nostre verdurine ce le andiamo a inserire sempre nel nostro piatto. Naturalmente, io non le condisco, però queste qui possono essere condite. Chiaramente, basta anche un pochino di salsa di soia, per esempio, se non volete aggiungere eh, sale, olio. Sai perché comunque la salsa di soia ha già una sua sapidità. Poi qui abbiamo anche delle carotine arancioni che andiamo a inserire tutte intorno ecco qui in modo che prende anche un po' più di colore il nostro piatto perché poi è bello che sia estivo e colorato ti pare? certo ecco qui bene e poi ci avevamo i nostri asparagi che io andrei a mettere in questa posizione così devo fare tutto con le mani perché questi sono molto molto delicati quindi non possiamo prenderli con le pinze ecco qui poi se ci piace aggiungere anche qualche pomodorino di questi piccolini vedi questi sono proprio dei delle piccole ciliegine esatto le possiamo mettere qui e ci abbiamo anche qualche dischetto di ravanello e io sinceramente che dici mi fermerei così è bellissimo, Daniela, veramente un'opera d'arte. E dopo aver dato il via libera al pesce di sguazzare nel suo mare, le polpettine anche prenderanno il largo, però questa volta su delle barchette. Esatto, li mettiamo in barca, che dici? Allora le andiamo a sistemare qui, vedi su queste barchettine, alternando un po' i loro colori. Io ho messo sempre delle foglioline. E poi ci andiamo a infilare dei bastoncini, perché chiaramente poi per poterle gustare avremo bisogno di non prenderle chiaramente con le mani. Ecco. Che dici? Ti piace questa idea? Mi piace molto, veramente graziosa. Poi ho pensato di metterne qualcuno anche su questo particolare cucchiaio un po' etnico, vedi? Che viene dalla Thailandia perché secondo me è carino presentarle anche tutte quante insieme, un po' così. Ecco, magari il nero si evidenzia poco. Prendiamo qualcun'altra al curry e anche qui possiamo andare a infilare, vedi i nostri bastoncini di bambù per poterle poi chiaramente gustare. E quindi a questo punto ci possiamo fermare perché abbiamo preparato sia diciamo, il nostro polpettone principale diciamo, per, da presentare a tavola, sia dei simpatici finger food. Invitiamo quindi anche le nostre amiche e i nostri amici da casa a solcare questo mare con noi, pieno di delizie di Daniela. Sì, spero che anche stasera vi sia piaciuta, ho accolto insomma, il vostro invito a preparare qualcosa di fresco e di indicato diciamo, per questo tempo caldo e quasi praticamente estivo e quindi vi aspetto sulla mia pagina Facebook, le delizie di Daniela, naturalmente anche su Instagram e prepareremo insieme così il prossimo tutorial. Continuiamo il filo della storia dell'isola d'Ischia che stiamo seguendo grazie all'Avvocato Di Meglio. Siamo arrivati la volta scorsa a parlare della fine del Settecento con i moti e la rivoluzione napoletana. Adesso parliamo invece dell'Ottocento. Um, L'Ottocento, diciamo il secolo XIX, si apre anche all'insegna. Della rivoluzione, degli sconvolgimenti politici, sociali, eh, economici, anche di dinastie, perché vediamo che nel primo decennio dell'Ottocento Napoli viene occupata dai francesi, addirittura c'è una dinastia nuova apposta dei Borbone, e cioè prima c'è Giuseppe Bonaparte e poi Gioacchino Murat. Ischia viene coinvolta in questo bailam di rivoluzioni, di sconvolgimenti e subisce dei danni proprio rilevantissimi, tanto è vero che in seguito proprio a questi avvenimenti il castello decade completamente, non è più nemmeno simbolicamente la sede del Parlamento, la sede del Vescovo, la sede delle istituzioni, ma rimane solo uno spazio vuoto, peraltro bombardato dagli inglesi, per cui finisce la sua funzione di città fortezza. Ma vediamo un po' che cosa succede. Nel 1799 abbiamo visto che c'è stata la Repubblica napoletana, poi i Sanfedisti appoggiati dal cardinale Ruffo e da Orazio Nelson riconquistano Napoli, il re Ferdinando IV torna a Napoli però poi nel febbraio del 1806 deve di nuovo scappare e ritornare a Palermo su consiglio di Orazio Nelson, perché deve salvare la dinastia, deve salvare la corona e di lì a qualche mese, nel febbraio scappa, di lì a qualche mese viene a Napoli uh, Giuseppe Bonaparte, fratello minore di uh, Napoleone Bonaparte, che diventa re di Napoli. La situazione è veramente caotica perché Napoli appartiene ai francesi, mentre le coste sono divise tra francesi e anglo-borbonici. E cioè Ischia e Procida sono francesi, Capri, Ponza e Vendotene stanno in mano agli inglesi. Eh, potete immaginare tutta una serie di scontri, di conflitti, anche perché i francesi cercano di possessarsi di delle isole ribelli, in questo caso Capri, eh, Vendotene Ponsa. e Ponza. I francesi vogliono mantenere le loro posizioni. Eh, gli inglesi vogliono creare disturbo nell'area del Golfo di Napoli, creare disagio a questa dinastia che considerano una dinastia che non è legittima e che sta in mezzo a questo bailamme. E tanto è vero che sappiamo di alcuni episodi addirittura quando qualche barca va a pescare viene inseguita dalle navi inglesi. Questa situazione dura per alcuni anni, uno, due anni, tre anni, fino a quando poi nel 1808 Giuseppe Bonaparte viene nominato re di Spagna e come re di Napoli arriva Gioacchino Murat, questo guerriero che ha tutto l'appoggio e la stima di Napoleone, peraltro è anche suo cognato perché ne ha sposato la sorella Carolina. E Uh, lui conquista uh, Ponza e Ventotene, però rimane il problema di Capri e a Capri uh, Gioacchino Murat pone l'isola sotto assedio e finalmente manda via gli anglo-borbonici. Però la situazione non finisce lì, perché subito dopo, qualche mese dopo, anzi nell'estate successiva più o meno, gli inglesi ritornano nel Golfo di Napoli con una grande flotta e cercano di conquistare un'altra volta le isole che hanno perso, quindi l'isola di Capra, l'isola di Ischia, l'isola di Procida, l'isola di Ponza, l'isola di Venturene. Ci sta questo scontro. Ischia si trova proprio nel mezzo di questo conflitto e nel giugno del 1809, tra il 21 e il 22 giugno del 1809, una flotta di 60 navi inglese circonda l'isola di e bombarda, cerca di distruggere tutti i fortini di difesa che erano stati predisposti dai francesi e bombardano gli inglesi, anche il castello di bombardano la postazione che si trova a Montevico, però poi singolarmente dopo 25-26 giorni di, di, di conquista, tutto quanto, decidono di andare via gli inglesi. Però c'è tutta una serie di distruzioni alle spalle, ma non finisce qui, perché Canusa, che è un comandante borbonico, si accorge che L'isola ormai è senza difesa. I francesi sono stati sconfitti. Gli inglesi che l'hanno occupata sono andati via. Quindi, questo, canosa, questo principe Canosa decide di occupare l'isola di Schia e di occupare il castello di Ischia. Per cui, uh, cerca di. Di rifare un poco una fortezza, tutto quanto, ma poi quando si accorge che non può più mantenere la fortezza del castello, per non darla in mano ai francesi, distrugge tutto, ugualmente, avevano fatto i francesi quando erano andati via. Quindi che cosa era successo? Questo è il guaio, la disperazione del castello di Ischia, che ogni occupante nel momento in cui doveva lasciare la fortezza la distruggeva, pur di non lasciare uh, le armi, la postazione, i cannoni, i sistemi di difesa all'avversario. Qual è stato il risultato? La cattedrale venne completamente distrutta, e bombardata. Le suore stavano lì sul castello e la gente scappò via e anche le suore furono costrette ad andare via. Anche perché proprio in quello stesso anno Giacchino Miro aveva fatto un editto secondo il quale i, diciamo, le congregazioni, gli ordini religiosi che avevano dei beni dovevano essere soppressi. Chiaramente la finalità era quella di impossessarsi dei beni della Chiesa e di questi ordini religiosi. Comunque il risultato fu che le suore andarono via dal Castello. Il vescovo eh, si trasferì nel borgo di Cessa, i canonici abbandonarono la cattedrale sul Castello perché era completamente distrutta e ottennero in cambio la Chiesa degli Agostiniani che è l'attuale chiesa cattedrale. Quindi la adattarono per il loro culto, per i loro uffici. Le monache si trasferirono in una casa privata per un anno nel Palazzo Lanfreschi a Schiaponde e poi nel 1810 si trasferirono per congestione di Gioacchino Murà nell'ex convento dei frati. I frati dovettero scappare via e le suore vennero ospitate nel convento e lì sono stati fino a quando non c'è stata l'ultima conversa cioè non c'è stata l'ultima suora poi all'inizio del 1900 il convento dopo un periodo di sbandamento è ritornato in possesso dei frati minori questa è stata la situazione che cosa successe? che veramente ci fu una distruzione totale e l'anonimo del ragguaglio storico-topografico dell'isola d'Ischia nel descrivere tutta questa situazione veramente raccapricciante ci racconta che i canonici cercarono di raccogliere tutto quello che poteva essere raccolto all'interno della cattedrale e sopra il castello d'Ischia e cercarono di salvare i più, i le più cose, le, ciò che era possibile salvare e quindi salvarono alcuni quadri salvarono alcuni ornamenti di marmo gli stalli dei canonici il crocifisso uh, provenzale sì, che, sia, che sta nella cattedrale l'efficio di Santa Maria della Libera del 1300 insomma, salvarono molte cose purtroppo tante altre cose vennero distrutte e, e l'autore di questo ragguaglio che è il canonico Uh, onorato, dice che addirittura una statua di un canonico che, a parte, che era stata fatta nel 1200 venne distrutta dai soldati perché questa statua di legno venne fatta a pezzi per fare da legno al proprio focolare. Quindi immaginate che cosa uh, fu, uh, ma nel giro di qualche mese venne distrutto tutto. <coughs> vennero distrutte le case, vennero distrutte le chiese, vennero distrutte le fortificazioni i, i cannoni vennero buttati a mare perché ognuno non voleva cedere all'altro le proprie postazioni quindi seppure viene il nemico non troverà più nulla questo avvenne per tutta l'isola di d'Ischia veramente fu un momento tragico e veramente fu un momento di grande desolazione